Eccolo qua, The Rising Tide. Grazie per aver acquistato The Rising Tide Alta Marea. Il nuovo contenuto è pronto. Grazie. Accedere ai contenuti aggiuntivi. Per accedere alle serie di missioni Alta Marea, devi prima aver sbloccato Origine sulla mappa del mondo. Ok, quindi salvataggio endgame va bene. Di aver completato le missioni secondarie, le ultime volontà è inestimabile. Va bene, perché ho completato tutte le side quest. Per sbloccare i contenuti del portale di Kairos, nella pietra ariete del rifugio, dovrei prima completare il gioco principale e la storia di Alta Marea. Va bene. Riscattare gli oggetti bonus. Gli oggetti bonus saranno riscattabili dalla schermata. Vabbè, sì, questo lo sappiamo. Al raggiungimento della missione principale di incontro fortuito. Va bene, io non ho problemi perché tanto. Io sono praticamente in endgame, fondamentalmente. Ora non so se continua. Perché continua dovrebbe essere il salvataggio dopo il primo DLC, in realtà. Quindi. Serie di missioni Alta Marea, ecco qua. Una nuova serie di missioni, The Rising Tide, è ora disponibile esaminando la scrivania nella stanza di Clive nel rifugio. Ok, quindi allora sì, è il salvataggio dopo il primo DLC. Tra l'altro io ho il drifting con il pad, che giustamente mi aiuta tantissimo. Non mi ricordo un cazzo. Proprio letteralmente non mi ricordo nulla per quanto riguarda i comandi e tutto, proprio zero. Sono completamente. Set di abilità. Stanco di cambiare manualmente le abilità degli icon ogni volta che vuoi usare altre abilità? Sapevi che puoi registrare fino a 5 set? Ah, vabbè, sì, questo sì, lo so benissimo, ma non mi interessa. Perché tanto. Io non ho idea veramente di. Allora, questa è l'allarma che abbiamo fatto dall'ultimo DLC quando abbiamo sconfitto Omega. Quindi va bene. Ora volevo vedere invece i contenuti bonus. Allora, sì, lì abbiamo la mappa dove mi dice le nuove cose. E allora, portafortuna di Kaizit. Curtana? Come Curtana? Ma come? Brandire questa lama abilmente forgiata evoca strane ma familiari immagini di fardelli portati e superati. Queste qua le bobine, ovviamente sì. Vabbè sì, le riscattiamo tutte. Portafortuna di Kaizit, un portafortuna con l'aspetto della zampa anteriore del mitico Kaizit. Un gatto dal manto dorato i cui artigli scavano tesori dallo stesso terreno. Probabilmente dalla leggenda ha origine dai racconti apocrifi dei normali jaguari valisteani. Aumenta il 25% di kill ottenuti. Vabbè, me lo prendo, ma tanto non me ne frega nulla. Ok, gli altri oggetti li abbiamo presi. Volevo vedere effettivamente equipaggiamento. Dov'è? Eccola qua, Curtana. Vediamo che spada è, perché effettivamente. Oddio. Madonna, è piccolissima, tra l'altro. Spada corta, proprio. Cioè, è uno spadone, me ne accorto. Va bene. Noi invece ci rimettiamo il nostro ornamento Omega. Che è la nostra spada, eccola qua. Che tra l'altro da qui dovrei poter cambiare le skin, se ricordo bene, vero? Eccolo qua. Aspetto. Allora, Clive, abbiamo il set normale, Nero Ardente. Non hanno aggiunto skin per Clive. Allora, ce lo teniamo normale, che tanto è un fregno lo stesso. Lei, ovviamente, Bianconeve, la principessa. Joshua invece ce lo facciamo grigio cenere, Torgal invece in modalità blu ghiaccio, che figo. E invece Ambrosia, siamo così. Arma, ecco qua. Le armi invece possiamo fare la skin, che tra l'altro io l'avevo cambiata ai tempi, perché avevo messo la skin, eccola qua. Avevo messo la skin della Masamune, ovviamente. Però c'è anche la spada Potence che possiamo mettere come skin. Quale mettiamo come skin? Potrei mettere la Buster Sword per omaggiare il Rebirth. Va bene, sì, dai, mettiamo la spada Potence. Dai, omaggiamo Rebirth, dai, ci sta. Ah, qua ci sono tanti dialoghi nuovi, però. Madonna, sto pad, guarda, guarda come si muove da sola.
la minima idea di quello che dici. È il puzzo a dare allo stufato la sua complessità. Cioè ho il pad che si muove solo. Per renderlo superiore a qualsiasi altro fegato di rettile. Ah, ma per favore, almeno l'hai assaggiata la purea fritta? Sapore, odore. Vabbè, questi stanno facendo i critici culinari, a me non me ne frega nulla. Va bene, allora hanno detto che nel nostro ufficio praticamente abbiamo la possibilità di vedere, esatto, le nuove... Ah, ci sono nuovi oggetti chiave? Vabbè, penso di sì. Allora, qua li abbiamo presi tutti. Questo è quello del DLC. No, non ce ne sono altri, ma sicuramente si aggiungeranno. Sicuramente si aggiungeranno. Ecco qua. Ecco, vedi, non contrassegnata che questo è l'inizio del DLC. Caro Sid. Ah, sì, ok, tu sei del vecchio DLC. Ti scrivo questo messaggio dalle terre imperiali. Sì, so che avevamo detto che saremmo andati dritti a casa, ma una piccola deviazione per vendere gli oggetti raccolti durante il nostro viaggio era necessaria. Serve più anziani per tutire lo shock per aver perso i cristalli crepuscolari. La verità è che questi cristalli sono a lungo stati un'ancora di salvezza per la nostra gente. E sebbene abbia capito in fretta perché tu li ritenga nient'altro che un laccio attaccato a una nave che affonda, l'umile gente di campagna è molto meno aperta ad accogliere nuove idee. Augurami buona fortuna nella missione per portarli sulla retta via. Famiel. PS. Nella remota eventualità in cui ci dovessero cacciare con i forconi, confido nella tua disponibilità di qualche letto. I ragazzi non si fanno problemi nemmeno a dormire per terra. Vabbè, giustamente ci sta. Ok, iniziamo. Perfetto. Sid. Non mi perderò in tanti giri di parole. Il dominante di Leviatano ha bisogno di essere salvato. E nonostante io abbia molti dubbi ad allearmi con un fuorilegge malfamato noto in tutto il regno, la dama mi assicura che sei la persona più adatta a questo incarico. Non oso rivelarti di più per paura che questa lettera possa cadere nelle mani sbagliate, ma se quel poco che ho scritto ha attirato la tua attenzione, ti chiedo di recarti al velo di Piana Nord e di chiedere di Leila. Sono certa che l'incontro ti lascerà soddisfatto, scritto in corsivo. Leviatano è il perduto. Ma perché ora? Dopo tutto questo tempo? Appunto. Che cosa c'è ora? Ah, se te lo dicessi forse non mi crederesti. Dopo tutto quello che abbiamo passato. Ormai dubito che qualcosa riesca ancora a sorprendermi. E va bene. Sveglia Joshua e vediamoci alla mensa. Parleremo lì. Bello che però abbiano aggiunto comunque un contesto. Certo, il fatto che Leviatano spunti così dal nulla è un po' insolito, però vediamo come l'hanno giustificata sta cosa. Allora, cosa c'è stavolta? Non lo so ancora. La lettera che mi è stata consegnata ometteva alcuni dettagli cruciali. Sappiamo da dove proviene? È uno dei dettagli che mancavano. Ma chiunque fosse il mittente, sembra che la dama avesse abbastanza stima di lui da indirizzarlo a noi. La dama? Beh, lei non ci farebbe perdere tempo. Deve essere importante. Importante potrebbe essere riduttivo. Se la lettera dice il vero, il dominante di Leviatano è in pericolo. E qualcuno vuole che lo salviamo. Leviatano? Quindi il guardiano dell'acqua è tornato. Quanto è passato? 100 anni. Di più, il soprannome perduto. Perduto. 100 anni fa. L'ultima volta che il possente serpente fece infrangere le sue onde sul regno, perfino il nostro venerabile saggio non era ancora neppure venuto al mondo. Ma perché così tanto? Può passare qualche anno prima della nascita di un nuovo dominante. Ma più di 100. Se la stirpe del dominante dell'acqua fosse stata interrotta in qualche modo, ciò avrebbe impedito il risveglio di un nuovo dominante. Ma se uno si è risvegliato ora, ha scelto davvero il momento peggiore. Ogni nazione del regno ha perso il proprio dominante. Se si venisse a sapere che ce n'è ancora uno, farebbero di tutto per impossessarsene. E i gemelli sarebbero di nuovo in guerra,
proprio quando l'umanità ha più bisogno di... Vedi, questi sono tutti DLC che comunque bisognerebbe giocare prima del finale. Ecco perché li mettono... Cioè, li hanno messi praticamente quando si sblocca l'origine. Perché giustamente queste sono tutte cose che stanno arricchendo la storia. Se non altro, siamo sicuri che non è una trappola. Le ultime parole famose. Vengo con te. Anche io. Cioè, per esempio, Final Fantasy XVI tecnicamente andrebbe giocato adesso. Cioè, non andava giocato all'inizio. Cioè, va giocato adesso Final Fantasy XVI, dove hai tutti i DLC e praticamente puoi fare una storia continua. Lascerò l'invincibile nelle tue sapienti mani. Ciao ragazzi, intanto, buonasera a tutti quelli che si sono aggiunti. Perdonatemi, ma mi stavo un attimo concentrando nel ricordarmi effettivamente ciò che Final Fantasy, la bonaccia addirittura, su ciò che Final Fantasy XVI effettivamente è, perché comunque sia, ovviamente non possiamo paragonarlo a Rebirth, perché secondo me Rebirth è un'esperienza migliore sotto tutti i punti di vista, però comunque il 16 è pur sempre un bel titolo, è comunque un bel gioco, e credo che la cosa che un pochettino rovini questi DLC è il fatto che tu già abbia vissuto il finale. Personalmente parlando, avrei collegato il DLC di Leviatano quasi al finale di Final Fantasy XVI. Io capisco il fatto che comunque l'abbiano voluto mettere prima del finale, perché loro stanno integrando la storia e stanno dando comunque una sorta di lancio verso il finale. Cioè, noi praticamente, cioè, tecnicamente l'esperienza vera di Final Fantasy XVI sarebbe prima i DLC e poi la fine. Cioè, e poi andare all'origine e fare tutto quello che abbiamo fatto nella zona finale. Mentre invece, per come ci è stato venduto, sembrava quasi una sorta di continuum che poteva dare origine alla teoria del fatto che Clive in realtà dopo la fine fosse ancora vivo. Mi piace l'idea, allora, cioè, mi piace l'idea di rendere il tutto un'esperienza unica, ma dall'altro lato non mi piace il fatto che sia passato così tanto tempo per integrare un qualcosa che alla fine non cambierà il finale. Cioè, io avrei preferito sinceramente qualcosa che o mi avesse cambiato il finale, l'esperienza finale, oppure un qualcosa quasi scollegata dalla trama, cioè proprio letteralmente scollegata dalla trama. Ora, non so se qui ovviamente avremo dei collegamenti di trama o Leviatano, che in questo caso è tornato dopo tutto sto tempo, se l'è pensato ed è tornato facendo «Uè, fratello, sono tornato così perché mi prudeva il cazzo», cioè... Sta cosa mi darebbe molto fastidio. Le destinazioni della missione di Alta Marea sono indicate con il simbolo OK. Dopo aver accettato la missione, gli obiettivi attuali verranno visualizzati nell'elenco delle cose da fare sul lato destro dello schermo. Essi andranno a sostituire temporaneamente gli obiettivi della storia principale. Priorità alla marea. Se vuoi ripristinare gli obiettivi della storia principale, va bene, questo sì, è come il classico cambio, praticamente il cambio delle robe. Va bene, quindi possiamo andare direttamente. Io c'ho il coso, che il cursore che sale da solo, giustamente. Niente, devo smontare sto pad. Lo devo smontare per forza, perché cioè, va. Anzi, no, ora non lo fa più, però basta che un pochettino lo tocco, ecco, vedi? Già va da come parte da solo. È allucinante. È veramente allucinante, lo devo smontare sto pad. Dice sì, ne ho un altro, ma sinceramente perché utilizzare l'altro se questo ancora è perfetto? Andiamo al velo, dunque. Non mi ricordo neanche i tasti, tra l'altro, come si combatte, come si fa. Dovrei fare qualche combattimento un po' così. Anzi, andiamo a fare un combattimento un po'... Sembri assetato. Non lo so, voglio vedere questo inserimento di Leviathan, perché... Una volta che tu crei una lore del perduto e poi me la svilisci così, spero che ci sia qualcosa di serio. Sto cercando una certa Leila.
L'hai trovata. Allora, i tuoi amici partecipano o guardano qualcosa? Non credo che Jill. Siamo qui per i tuoi servizi. Vogliamo solo parlare. Sei libero di usare il tempo come ti pare. Il prezzo è sempre lo stesso. Sa che Jill ora la fa esplodere a questo. Siamo qui per la lettera. Oh, scusa. Immagino che vorrete sapere chi l'ha scritta, quindi. Tra le altre cose. Sentite, io sono solo la messaggera. Come grafica rispetto a Rebirth, questo è più maturo. Rebirth ha uno stile che sembra un po' più anime, se vogliamo dirlo in un luogo, in modo, diciamo, un po' più in meno tecnico. Questo è più maturo, ma perché il contesto è più maturo di Final Fantasy XVI. A dire il vero, una cosa c'è. Però graficamente Rebirth, secondo me, è superiore, come dettagli, come colori, illuminazione, tutto è nettamente superiore. Cioè, sono due ottimi titoli, però la differenza la fa il contesto in questo caso. Ai confini della città. Non si comprende il valore delle informazioni che possiede. E il pericolo che comportano. Ora basta parlare. Che ne dici di andare? Perché qui, come potete notare, il contesto è molto più dark. Vedete, anche l'illuminazione stesso del l'illuminazione stessa dei luoghi è molto più scura, molto più dark rispetto a Rebirth, dove comunque ci sono le praterie aperte, ci sono le foreste, ci sono zone illuminate decisamente meglio. È anche vero che qui siamo praticamente in endgame e il tutto, diciamo, è reso più scuro e più tetro per la situazione che si è venuta a creare con Ultima, che ovviamente ha praticamente disintegrato il mondo. E come potete notare, siamo in un'ambientazione decisamente più scura. Però come illuminazione, come grafica e tutto, secondo me Rebirth rimane superiore. Anche se comunque sono due giochi trattati in testi diversi. Perché comunque, ripeto, Rebirth ha uno stile un po' più anime, un po' più adolescenziale quasi in alcuni casi, no? Con quelle frasi cringe, le cose, diciamo, un po' più simpatiche, più spiritose. Qui invece su Final Fantasy XVI tutti i temi sono maturi. Non c'è stato mai una volta in cui io su Final Fantasy XVI abbia fatto una risata. Se non con Sid, col vecchio Sid, che era l'unico personaggio, diciamo, un po' scherzoso o che stemperava un po' la tensione. Cioè, poi Clive, come protagonista, è 100 volte più maturo di tutti gli altri protagonisti che abbiamo avuto su Final Fantasy in generale. Così come anche la storia è più matura rispetto a una buona fetta degli altri Final Fantasy. Ma qui intanto c'è una bella barca. Ecco, che è Garnet che stava venendo da Final Fantasy 9. Una barca. Inutile indovinare a chi appartenga. Quindi ora si scopre che Garnet. Che Garnet era la dominante di Leviatà. Niente, a quanto pare. Qua ora arriva Garnet. E tra l'altro bisognerebbe vedere il dominante o la dominante di Leviatano, se è maschio o femmina, io non lo so. Ho visto soltanto un'immagine di Leviatano, mezzo spoiler, ma alla fine non era niente di che, perché è una cosa che si vedrà comunque in gioco. O è femmina la dominante di Leviatano, forse. Culo. Vediamo se sei figa almeno. E là... Direi proprio di sì. E significa che sai più cose di me. Sei tu? Chiedo scusa. Io mi chiamo Shula. Sono la tributaria di Misidia. Misidia? Ovvero l'ultimo rifugio dei semi dell'acqua. Ma... I semi dell'acqua? Proprio la tribù in cui si credeva nascesse il dominante di Leviatano.
Una popolazione dagli occhi color zaffiro e i capelli color avorio. Ma sarebbe impossibile. È noto che quella tribù... scomparve? Fu sterminata? Beh, secondo sti canoni anche Jill dovrebbe essere... Nonostante tutti gli sforzi della Chiesa e dello Stato, siamo ancora vivi e vegeti. Anche se per un secolo abbiamo provato a tenerlo nascosto ai fedeli della Dea Grigor. Insieme al dominante di Leviatano. L'onda Kelly. Ne sapete qualcosa? L'ondata? Solo che si trova lì da tanto tempo. La caduta di Occhio di Drago, quasi un secolo fa. C'è chi dice che le due cose siano collegate, ma nessuno lo sa per certo. Cioè, anche Jill, secondo sti canoni, comunque sia... cioè, gli occhi sono un po' più chiari, ma... Non che voglia farvene una colpa. L'onda fu innalzata dal Leviatano come atto d'ira. Poco prima che le acque si fermassero e che Aegon e Dominante fossero vincolati all'interno. E tu vuoi che noi... lo salviate. Sì. Sapete, un uccellino mi ha parlato di un certo fuorilegge che ha il particolare talento di rimettere in riga i dominanti insubordinati. E questo è il re degli insubordinati. Sono anni che cerchiamo qualcuno in grado di tenere testa a un Aegon. Qualcuno come te. Cioè, Leviathan è impazzito, praticamente. Ci aiuterai? Cosa ha fatto il dominante per meritarsi questa punizione? Cosa ha fatto? Ha commesso il crimine più grave di cui possano macchiarsi quelli come lui. Nascere. Ma si merita un destino migliore di quello a cui l'ha costretto la mia gente. Merita la libertà. Come tutti noi. Clive comunque è fighissimo come personaggio. Per quanto la storia sembri improbabile, qualcosa mi dice che parli sul serio. Quindi faremo il possibile per il tuo dominante. Ma prima ci dirai tutto quello che sai su di lui e su come è stato imprigionato. Posso fare ancora meglio. Posso mostrarvelo. Vi va di attraversare la baia? La mia gente vi aspetta lì. Facci strada. Posso mostrarvelo? Addirittura? Quindi hai il ca... no! Si scherza, ovviamente. Ah, eccoci qua. Nuova zona. Il manto perduto. Se riuscirai a superare gli stretti passi montani del manto senza precipitare nel vuoto, verrai ricompensato con la vista mozzafiato delle distese morte che vanno dalla baia di Holy Faced al mare della Grazia. Ecco, che ci siano nuove porzioni di mappa è figo, però. Ecco, ed è subito Final Fantasy 9. Ho fatto la tempesta. D'accordo, è meglio se vi tenete a qualcosa. Siamo quasi al muro, attraversarlo può essere difficile la prima volta. Non vedo alcun muro. Certo che no. È questo il punto. È nascosto grazie ad un'illusione creata dai nostri avi per celare il villaggio da occhi indiscreti. Ma non c'è bisogno che ve lo dica. Guardate. È stato peggio che bere un calice di vino di Bacchus. Clive, il cielo. Ah, non ci sono le nuvole. Com'è possibile?
Sapete che cos'è un'illusione, vero? La nostra funziona in entrambi i sensi, e per fortuna. Non mi piacerebbe per niente vedere quel cielo malato tutti i giorni. Ah, ecco, vedi, hanno creato loro l'illusione del cielo limpido. È carina questa cosa, però. Perché giustamente in Endgame si vedrebbe sempre l'atmosfera cupa, mentre invece in questo caso ti hanno permesso comunque di rivedere anche la porzione, diciamo, di cielo normale. Carina l'idea. E questo conclude il nostro piccolo viaggio. Eccoci. Ciao Nova. Carina la cosa. La scusa che hanno utilizzato. Anche perché così ovviamente ti esplori un nuovo pezzo di mappa e te lo esplori, diciamo, con l'illuminazione normale, tra virgolette, no? Quindi luce del sole, possibilità di interazione ambientale. È una bella scarpinata fino al villaggio, e non facile. Spero che siate pronti a sudare. Anche se con Leviatano mi sarei immaginato tipo un villaggetto sul mare, ad essere onesto. Non invece in cima a una scarpata del genere. Che comunque, essendo Leviathan, il mare, eccetera, eccetera, mi sarei aspettato tipo un villaggio di il classico villaggio di pescatori. Finalmente. Che c'è? Non penserai che siamo già arrivati, vero? Il villaggio non è quassù, è sull'altro lato della montagna. Acchiappa. Certo, figuriamoci. Ah, quindi abbiamo anche lei nel party. Ritorno a casa, trofeo guadagnato. Quindi, ovviamente la mappa è tutta qua. Qui non si ci può passare. Lungo fiume. Chissà se ci hanno aggiunto altri, anche dei nuovi ricercati, magari. Che si trovano solo in questa zona. Attento, Sid. Il sentiero può essere infido. Se non per il dislivello, per le bestie che lo infestano. Ecco, questo... E ti prego, chiamami Clive. Sid, questo, diciamo, è uno degli aspetti belli di Final Fantasy XVI che io ho sempre ammirato. Lady Shula, che io non ho alcuno pseudonimo. Oh, ma davvero, Lord Margrace? Per me non fa differenza. Questa è una delle cose belle di Final Fantasy XVI. E tra l'altro dovrei vedere se nelle impostazioni di sistema come modalità storia. Perché modalità storia? Perché si era messa a modalità storia? Seleziono lo stile tra la modalità azione e la meno impegnativa modalità storia. Volevo vedere se c'era... Ecco, prestazioni, fotogrammi, invece grafica, che tecnicamente dovrebbe... Ecco, che mi dovrebbe ridurre un po' gli FPS, però... Vabbè, la differenza è comunque abbastanza netta con la modalità prestazioni e la modalità grafica. Anche la telecamera si muove un po' più... lentamente. Graficamente è sempre bello il 16, eh? Questa è una cosa che ho sempre sottolineato. Minchia, il veleno, giustamente. Prima hai parlato di incantesimi, però vedo che non hai nessun cristallo.
Da quando una portatrice ha bisogno di cristalli. Ah, ecco. Allora, dov'è il tuo marchio? Mi aspetta a Sunbreak, se non sto attenta. Certo, perché lei è giustamente una portatrice. Aspetterà a lungo. Vedi, però non è dominante, è portatrice, quindi un po' come Clive. Perché Clive, appunto, era il portatore. Pettiamo, ovviamente, è da un po' che non lo pettiamo. Era giusto. Devo riprendere un attimo familiarità con i tasti per fare le combo, più che altro. Perché le combo un po' mi mancano. Poverino. Rimbalzato malissimo. Poverino. Rimbalzato malissimo il cane. Però devo ammettere che anche in modalità grafica il combattimento non mi risulta troppo lento alla vista. Quindi effettivamente potrei tenerlo. Siamo anche così. Siamo arrivati in cima. Da lì avrete una visuale migliore dell'isola. Così almeno ci godiamo la grafica. Ben poche persone hanno visto quello che sto per mostrarvi. Sappiatelo. Questo non è ciò che mi aspettavo. Benvenuti, amici miei. Eccomi Sidia. Oh! Così vivo. Ma sono come... certa che abbiate molte domande, ma è stato un lungo viaggio ed è il caso di andarsi a riposare un po'. Il nostro umile villaggio non si trova molto lontano da qui. Se avete voglia di seguirmi, andiamo a sederci davanti a un fuoco e vi racconterò tutto il necessario. Splendida, Shula. E intendiamo mantenerla così. Però vedi, c'è nuovamente il villaggio di Nisidia. Che ora però vedi, noi qua la stiamo vedendo incontaminata. Però lei ci ha detto che comunque è un'illusione questa. Perché giustamente tutti gli eventi che hanno condizionato il paesaggio è ovvio che abbiano condizionato... Le pietre risplendono. È uno dei kern che mantiene l'illusione. Ah, ecco, infatti. Statene alla larga. Statene alla larga. Colpo di spada tattico. Così, giusto per... Ah, quello era Thorgal, lol. Mi sembrava un altro nemico. Scusa Torghi. Se l'ondata è stato un atto d'ira. Chissà che cosa l'ha provocato. Domande e risposte. Madonna, è bellissimo però. Ecco, qui ecco, qui tecnicamente... No, vabbè. Qui tecnicamente ci sta un bello screenshot. Copertina, easy.
Proprio easy, senza giri di parole. Easy. Riflesso del fuoco. Oh, hanno messo qualche forziere nell'ambiente, incredibile. Viva l'esplorazione. Dovrei però effettivamente vedere se posso togliere... No, ho sbagliato. Che mi dà estremamente fastidio nel colpo d'occhio. Oh. Perfetto. Io la sfocatura movimento, non la voglio. Perché se devo guardare... le zone a colpo d'occhio con la sfocatura movimento non riesco a guardare con la visione periferica. Le montagne approdando più a nord. In piena vista della baia? Ora di qua non ci potevamo andare, che era la zona. Ma no, ci possiamo andare invece. Da qui che non possiamo andare, inaccessibile. Qua cosa c'è invece? Lungo fiume. Ti va a fare boss segreto, mega mulboro. No, non mi appare niente perché nell'acqua qui non ci possiamo andare. Quindi sti cazzi. Vabbè, come non detto. Ecco, ora ci sono tante cose che spero ci vengano dette almeno all'inizio. Perché tutto quello che abbiamo capito è che Leviatano è un pezzo di merda. È stato intrappolato perché è un pezzo di merda. Noi lo dobbiamo mettere in riga perché è un pezzo di merda. Però non sappiamo il perché è un pezzo di merda. Con la marea serale torna la luce del mattino. Aprite le porte! La tributaria è a casa! Tra l'altro il villaggio di Missidia. Che è un luogo comune praticamente in Final Fantasy. C'è sia sul 2 che sul 4 addirittura. Forza, forza. Rimettetevi al lavoro. Perdonate la curiosità della mia gente. Non abbiamo molti visitatori. Ebbè. Sì, proprio nessuno. Allora siamo onorati di essere i primi. È davvero straordinario. Come entrare in un altro mondo. Quindi ora mi credete? Direi che sarebbe difficile non farlo. Ma come ha fatto la tua gente a stabilirsi qui al nord? Se non erro, i semi dell'acqua abitarono per lungo tempo le coste della Cineria meridionale. Finché Corno di Drago non cadde e la piaga li spinse nell'entroterra, dove... Trovammo la morte insieme al nostro dominante? Vedo che hai letto i resoconti della chiesa grigoriana, ma forse vorrai ascoltare i nostri. Beh, è ovvio.
Quell'edificio laggiù è la sala dei Witan. È dove la mia gente si raduna per discutere di faccende importanti. Parleremo meglio all'interno, quando la sala sarà pronta a ricevervi. Non dovrebbe volerci molto. Mentre me ne occupo, esplorate pure il villaggio. Grazie. Faremo così.